Allora, buongiorno a tutti, io sono Paolo Ricci di Progetto Tangram e in questo momento vi stiamo per collegare, stiamo facendo delle prove tecniche di trasmissione ma anche delle prove effettive, di mostrarvi, appunto l'intenzione è questa, di mostrarvi quelle poche immagini che vi possiamo mostrare di ciò che sta succedendo nel seminario Cecità Essenziale Invisibile, un seminario condotto da Corrado Calda, attore e regista piacentino, basato sul racconto di José Saramago, Cecità. Molti di voi conoscono anche il film che è stato tratto appunto da questo romanzo, il premio Nobel appunto di José Saramago. Il film si chiama Blindness, per chi non lo conoscesse vi consiglio di vedervelo, effettivamente, di rimediarlo e di vedervelo. Comunque stavamo dicendo appunto che siamo qui a Pistoia, in via delle Pappe, numero 16, con la sede appunto dell'Associazione Solidarietà e Rinnovamento di Pistoia. Come potete vedere in questo momento faccio un po' di rotazione, dovete scusarmi per quanto riguarda i movimenti macchina perché sono con il MacBook. Questa appunto è la sede di Solidarietà e Rinnovamento. Come potete vedere abbiamo sia il discorso di volantini, come stiamo distribuendo effettivamente, oltre alla campagna che abbiamo fatto su internet, siamo usciti anche con articoli sui giornali e anche dirette radio. Ringraziamo per questo anche Radio Pistoia, per quanto riguarda appunto la trasmissione radiofonica. Ringraziamo Radio Pistoia di Massimo Coveri e ringraziamo anche i giornalisti della Nazione del Tirreno, Leonardo Soldati e Giulia Confiantini, che sono stati preziosissimi per quanto riguarda l'informazione e per quanto riguarda, come dice, la distribuzione dell'informazione di questo seminario. Seminario che poi è tornato a grande richiesta perché era, in programmazione dal 15 al 17 marzo. Qui possiamo vedere infatti la locandina che era stata fissa fuori dalla sede dell'associazione. Questa è ancora targata dal 15 al 17 marzo. Il seminario è piaciuto tantissimo, talmente tanto che è stato deciso, passaggio macchina, dicevamo, il seminario è stato ripetuto a grande richiesta, come potete vedere dalle date appunto che sono state scritte qui, all'interno della nuova pubblicità, eccolo qui, non so se si riescono a vedere le date appunto, da questo 26 a questo 28 aprile 2013. Ora io adesso vi faccio vedere il consiglio. Le immagini interne, non so se potete vedere perché c'è un riflesso sul dietro, comunque già potete intravedere qualcosa. Adesso entreremo, loro stanno discutendo del romanzo e più tardi eventualmente riuscirete anche a vedere eventualmente delle piccole immagini, dei piccoli estratti, ovviamente per poter vedere quello che è successo all'interno del seminario dovreste partecipare. Potremo vedere appunto più avanti anche dei piccoli esercizi, estrapolerò dei piccoli video e potrete avere la possibilità quindi di capire di cosa si tratta. Bene, adesso proviamo a entrare, dopodiché passerò in un'altra sala adiacente, la sede di Solidarietà e Rinnovamento, e lì potrete vedere effettivamente anche altre informazioni, altri video se seguite questa diretta streaming. Facciamo molto silenzio adesso, mi raccomando. E adesso andiamo a sentire un po' quello che dicono su tutto. Per esempio, che il campo l'ultima immagine del cielo del studiato. L'ultima immagine del libro, lei guarda il cielo del programma, adesso che tutti stanno nella vista, allora vi sta toccando. Sì, poi riabbassa perché poi vuol dire che è lo spicco e capisce la cosa. Questo bianco ha dovuto vederci, insomma, il bianco degli occhi di Dio. Di Dio è il mio cielo. Secondo me no. Diverse interpretazioni di questo bianco. Sì, la verità è la frase che dicono a un certo punto, la frase che adesso che loro non ci vedono si rendono conto che forse sono sempre state cieche.
che forse non si sono mai accorti di determinate cose. No, la famosa frase che vedete anche nel logo di Cecità. E quello, l'altra che la società cieca che c'è con tutti quanti. Ok. Per cui è la falsa riga di uno dei due domani di Stephen King, per cui scappa un X random e con un semplice starnuto muore il 95% della popolazione. Sì. Mi faccio quei 5% che è inutile. Ma secondo me sì, lo siamo dentro, lo siamo stati. Bene, adesso io procedo con chiudere questa tenda. Come potete vedere, stiamo appunto discutendo all'interno di questo seminario, che non si tratta soltanto di esercizi, però si tratta anche e soprattutto di cognizione. E quello che vi voglio ricordare appunto è che questi seminari che sono stati creati qui alla sede di Solidarietà e Rinnovamento sono tutti seminari che sono dedicati alla cognizione, e cioè, come dire, alla spiegazione di come rapportarsi attraverso vari punti di vista dai sistemi di comprensione verbale, di gesto, di parola e di tante altre. Bene, signori miei, allora a questo punto non mi resta che salutarvi e di andare a controllare per esempio sul blog di Progetto Tangam o anche sulla pagina di Facebook di Solidarietà e Rinnovamento di Pistoia, Onlus, insomma avere la possibilità di vedere anche tutte le altre, come si dice, tutte le altre informative per quanto riguarda anche tutti gli altri workshop organizzati per questa rassegna che, lo ripeto, si chiama Patch Workshop 1.0, Patchwork 1.0 appunto perché si prevede per il prossimo anno anche una seconda sessione molto molto interessante dove verranno, come dire, approfonditi gli argomenti di questa sessione di quest'anno. Lo vogliamo ricordare praticamente questa prima sessione di quest'anno prevede appunto dei workshop che parleranno drammaturgia teatrale, televisiva, cinematografica, come anche eventualmente di scrittura teatrale, cinematografica, televisiva, e perché no, anche appunto una visione appunto sulla recitazione, sulla regia, e poi anche altre cose tipo biomeccanica, commedia dell'arte, canto, coro. Tutti questi corsi non sono da considerarsi da, come dire, esclusivamente agli addetti ai lavori, ma sono aperti a tutti, chiunque volesse partecipare, o comunque chiedere informazioni scrivendo a progettotangram@gmail.com, oppure eventualmente può anche telefonare al 339 2487 850, dove vi risponderemo noi di Progetto Tangram. Va bene? Adesso interrompiamo questo momento, questa diretta streaming. E ci rivediamo fra pochissimo tempo, pochissimo, giusto il tempo di poter vedere i primi esercizi oppure delle estrapolazioni, degli esercizi che Corrado Campa appunto sta facendo appunto per questo seminario. Va bene? Ok, a più tardi.